Zlatan, Ibrahimovic, dopo Pioli devo rinnovare io, era LACCORDO. Sono contento per il rinnovo di Pioli, lo merita perché ha fatto un grande lavoro. È tutto meritato, ma ora devo rinnovare anche io. Era parte dell'accordo. Così Zlatan Ibrahimovic dopo la vittoria del Milan contro il Genoa a Marassi. Napoli, GUNTOLI, rinnovo Mertens. Presto parlarne. Il rinnovo di Mertens, in questo momento parlare di rinnovi è prematuro. Dobbiamo aspettare la fine dell'anno, parliamo di un ragazzo straordinario che ha dato tanto, ma in questo momento deve pensare al campo. Così il DS del Napoli Cristiano Giuntoli a DAZN prima della sfida con il Sassuolo. Fiorentina, incontro col Real per Borja Mayoral. Novità importanti per la Fiorentina sul fronte Borja Mayoral, nel mirino della dirigenza viola e in prestito alla Roma dal Real Madrid. Secondo Radio Bruno i merengue avrebbero aperto al prestito dell'attaccante spagnolo. La prossima settimana sarebbe anche previsto un incontro tra i due club. Spezia, DS Pecini, Thiago Motta, convinti della scelta fatta. Prima della sfida di San Siro contro l'Inter, il DS dello Spezia Riccardo Pecini conferma la fiducia a Thiago Motta. Abbiamo intrapreso un percorso con Thiago Motta, siamo convinti della scelta fatta e finalmente abbiamo la rosa praticamente al completo, ha detto a DAZN. Dortmund, il CEO, HALAND. Vorremmo restasse a lungo. Intervistato da Sky Sports, Hans-Joachim Watzke ha risposto anche alle consuete domande sul futuro di Erling Haaland. Siamo sereni, parleremo con il suo entourage, ha spiegato il CEO del Borussia Dortmund. Vorremmo che restasse con noi a lungo. Se non accadrà, lo accetteremo. E troveremo una soluzione, è questa la nostra filosofia. Mancini ipotesi per lo United se l'Italia non va al Mondiale. Roberto Mancini resta in lizza per la panchina del Manchester United, che ha ingaggiato Ralf Rangnick ad interim fino a giugno, per la prossima stagione. Ne è convinto il The Telegraph, secondo cui quella del tecnico di Iesi sarebbe una candidatura jolly. L'approdo di Mancini a Old Trafford ovviamente è legato all'eventuale qualificazione dell'Italia al Mondiale in Qatar. In caso di mancato pass per la Coppa del Mondo i Red Devils potrebbero tentare l'ex allenatore di Manchester City e Inter, nonostante il suo passato ingombrante ai Citizens. Torino, Ilunga URIC, nuovo attaccante? Vedremo. Ivan Juric non si aspetta grandi rinforzi dal mercato di gennaio per il suo Torino, nonostante l'infortunio di Belotti. Il mercato di gennaio non mi piace, si farà poco, dice l'allenatore sulle possibili mosse per sostituire il capitano e per un nuovo attaccante vedremo. Atalanta in pressing per Boga. L'Atalanta ha deciso, farà di tutto per regalare Jeremy e Boga a Gasperini già a gennaio. Il tecnico ha pubblicamente manifestato il suo apprezzamento per l'attaccante e il Sassuolo avrebbe aperto alla trattativa. Arsenal, maxi offerta per VLAHOVIC. L'Arsenal avrebbe pronta per la Fiorentina una maxi offerta per assicurarsi Dusan Vlahovic. I Gunners sarebbero disposti a spendere ben 85 milioni di euro. Il giocatore, però, vorrebbe restare in viola sino a fine stagione per poi decidere a giugno. Lo riporta la Gazzetta. Torino, VREKALO verso il riscatto. Josip Brekalo ha convinto Juric e adesso il Torino sta pensando al suo riscatto. Il trequartista croato è in prestito dal Wolfsburg e a gennaio i Granata vorrebbero trovare l'accordo per assicurarselo a titolo definitivo. Barcellona, 40 milioni per Ferran Torres.
il Barcellona prova a sferrare l'affondo decisivo per Ferran Torres. L'accordo con il calciatore è già stato trovato, ora bisogna trovare il modo di convincere il Manchester City. Secondo il catalano Sport, il Barca non può permettersi di investire più di 40 milioni, a rate e con primo pagamento a luglio. Un po' poco, visto che i Citizens hanno fissato il prezzo in 80 milioni e Pep Guardiola è stato chiaro, non regaliamo i nostri calciatori.